Passata la notte prima degli esami, questa mattina per gli studenti pattesi è iniziata la prima prova della maturità 2024. Tra le tracce spiccano gli autori Luigi Pirandello e Giuseppe Ungaretti. Poi spazio alla storia d'Europa dello storico Giuseppe Galasso e l'importanza della carta costituzionale in un testo di Maria Agostina Capitu. E ancora riscoprire il silenzio della giornalista Nicoletta Polla Matteotti. Per quanto riguarda i temi d'attualità, spuntano invece un testo sull'imperfezione di Rita Levi Montalcini e Maurizio Camilito con il testo Profili, Selfie e Blog. Ci troviamo davanti il portone d'ingresso del liceo Vittorio Emanuele III di Patti, dove tra poco usciranno i maturandi ai quali chiederemo le emozioni che hanno provato quest'oggi. Allora, sei il primo a uscire, com'è questa sensazione? Già più libero. Un terzo dell'esame già fatto. Com'è andata la prima prova? Bene, nonostante la difficoltà degli altri testi, sono riuscito a trovare quello più adatto. Ovvero? La tipologia B3, sul silenzio. Ho piegato un po' di più rispetto al normale, però nonostante quello andrà bene. Domani cosa ti aspetta? Domani spagnolo, doppia prova. Sei carico? Sì. Prima prova? Della maturità 2024, com'è stata? Come me l'aspettavo, più che altro. Ho scelto la tipologia A2 su Pirandello, un testo di Pirandello, riguardo all'industrializzazione e allo sviluppo tecnologico. Devo dire, non era molto complicata. Ho finito in circa 3 ore, ho scritto abbastanza. E per domani? Domani avremo in questo caso la prova di matematica. Penso che dovremmo andare tutti bene, io non ho molte preoccupazioni, speriamo anche i miei compagni. Allora, per quanto mi riguarda, ho scelto la tipologia C2, il tema sull'attualità, insomma, dal diario che è passato appunto ai social e la differenza che c'era tra questi. E niente, è stato abbastanza facile, è molto simile alle prove che ci fanno fare a scuola. E l'unica cosa che ti può fregare magari è l'ansia, ma io in circa 4 ore, 3 ore e mezza ho finito tutto. E niente, per domani mi auguro che vada meglio. Eccoci qua, tante ragazze che escono. Ciao. Fermatevi, com'è andata questa prima prova? Dai, può essere peggio, allora bene. Cosa hai scelto? La C1, era un testo su Rita Levi Montalcini, tratto dall'elogio all'imperfezione. Com'è stato realizzarlo? Io ho fatto il paragone con le maschere di Pirandello, quindi con le maschere che noi ci mettiamo addosso per nascondere le nostre imperfezioni, e poi ho argomentato anche aggiungendo dei pezzi di testo e il mio punto di vista sulla società moderna. Mentre tu? Sul silenzio, su ci dobbiamo soffermare e pensare su ciò che diciamo. È stato difficile? No, assolutamente. E domani cosa vi aspetta? Domani andiamo a spagnolo. Speriamo un po'. Anche per domani io sono abbastanza tranquilla. Che emozioni hai provato questa mattina? Tutto bene, pensavo peggio, sinceramente. Mi sento adesso un po' più tranquillo. Domani abbiamo l'altra prova di spagnolo. Com'è andata questa prima prova? Bene. Cosa hai scelto? Ho scelto la B1, che riguarda la guerra fredda. E com'è stato realizzare questa tematica? Bene, anche perché l'ho studiato e quindi sapevo cosa trattare. Domani cosa ti aspetta? Domani la prova di matematica. Sei pronta? Diciamo, non sono molto brava in matematica. In bocca al lupo. Grazie. Ah, com'è andata? Bene, bene, ho scelto la tipologia C1. Era un testo su Rita Levi Montalcini che parlava dell'imperfezione. Speriamo bene. Domani avremo la seconda prova di spagnolo. E in questi 9 mesi ci hanno permesso di essere qui oggi preparati. Quindi, niente. In bocca al lupo. Crepi il lupo. Com'è stata questa prima prova? Abbastanza semplice, pensavo più difficile. Ho scelto la tipologia B1 sulla guerra fredda,
Sono soddisfatto. Ieri le emozioni che hai provato nel dover sostenere gli esami oggi? Ieri ho avuto un attacco di panico, mi sono messa a piangere, però grazie all'aiuto della mia famiglia e del mio fidanzato sono riuscita a superarli. Ho scelto la tipologia 1, Ungaretti, perché me l'aspettavo che uscisse, quindi mi è venuta facile. E le altre prove comunque le ho lette e non erano molto difficili, infatti ero decisa anche di affrontare la C2, però ho preferito mettermi alla prova facendo la tipologia di italiano. E domani cercherò di fare del mio meglio, come sempre, e speriamo bene. In bocca al lupo. Grazie. Inizialmente ero un po' diciamo privo di idee, però poi una volta iniziato a scrivere, diciamo, la penna ha camminato da sola. E domani cosa ti aspetta? Domani ho la seconda prova di spagnolo. Allora, raccontaci questa prima prova di maturità. Sì. Com'è andata? Spero bene. Ho fatto la traccia C1, che era quella riguardante leva Rita Levi Montalcini. Ho finito adesso e spero di essere andata bene. E domani? Domani matematica, sono lo scientifico io. Siamo pronti? Ok, speriamo bene. Siete appena usciti, avete sostenuto la prima prova di italiano della maturità 2024. Com'è stata? Cosa avete scelto? Allora, sono uscite un po' di cose che ci aspettavamo, sì. Tipo Pirandello, Ungaretti. Io ho scelto la traccia C2 dove parlavo del diario, della società, del fatto che i social poi distruggono questo diario. È stato particolarmente difficile realizzare questo test? No, perché alla fine le competenze professionali ci hanno dato anche durante tutto l'anno, varie simulazioni, vari test provati insieme. Però certo, poi per la maturità l'ansia c'era. Io ho scelto la 2 su Pirandello, però devo dire è stata abbastanza semplice come prova. Mi aspettavo qualcosa di più complicato, delle cose magari di cui non avevamo mai parlato, invece devo dire abbastanza facile. E domani cosa vi aspetta? Matematica per me. Per me spagnolo, linguistico. Quindi come sarà questa prova? Più difficile sicuramente. Alla fine italiano lo portiamo avanti dalla prima elementare con i temi. Matematica sarà molto più complicata. Siete pronte? Sì, dai. Sì. Speriamo. Meno di oggi, però sì. Sì, assolutamente sì, facciamo di vita. Parliamo di questa prima prova, com'è andata? Quale emozione avete provato? Ansia, sicuro. Soprattutto nella testa, diciamo, del compito, di consegnare il compito. Ora io ho scelto la tipologia C2, che consisteva nell'elaborare un testo argomentativo riguardo il diario segreto, l'evoluzione e la perdita, diciamo, di questo diario con l'avvento dei social e dei blog. Io invece la tipologia C1, quindi un discorso di Rita Levi Montalcini in cui parlava dell'imperfezione e quindi della bellezza dell'imperfezione nella società. Avete riscontrato qualche difficoltà o è stato come ve lo aspettavate? No, anzi, me lo aspettavo già un po'... Anche un po' più complicato. Esatto. Domani. Domani avremo matematica e ci affidiamo. Alla sorte. In bocca al lupo. Grazie mille. Ci racconti com'è andata questa prova? No, a posto, pensavo peggio. Cosa hai scelto? Com'è? La tipologia C1 che parlava della la differenza tra la perfezione e l'imperfezione dell'essere umano. Hai riscontrato delle difficoltà a realizzare? No, in realtà no, perché ero già abbastanza convinta sin da subito. E domani cosa ti aspetta? No, già so cosa aspettarmi, quindi poi spagnolo, quindi spero bene, non lo so. Questa prima prova com'è andata? Com'è andata? Bene, bene. Era così come ve l'aspettavate? Sì. Cosa avete scelto? Parlateci un pochettino di questa prima prova. Ungaretti. Tutte e tre Ungaretti? No, io la C1, Rita Levi Montalcini. Allora, parliamo prima di Ungaretti, com'è andato? Devo dire, la proposta era molto semplice. Personalmente mi ero preparata su Ungaretti e sono stata fortunata. Sì, anch'io stessa cosa, è stato facile. E tu? Era una traccia originale, per cui si poteva parlare molto, quindi per questo l'ho scelta. E poi domani cosa vi aspetta? Matematica. Siete pronte? Speriamo. Io ho scelto la C2, parlava praticamente di cambiamento che c'è stato tra il passato e la società odierna, in cui vediamo che praticamente nel passato si utilizzavano i diari personali. E domani? Domani si copia, matematica. Proprio parecchio.
Allora, com'è andata questa prima prova? Abbastanza bene. Ho scelto la proposta C2 e niente, spero sia andata bene. E domani? Domani siamo consumati. Perché cosa ti aspetta? È una bellissima prova di matematica che andrà malissimo. Ah, cioè, speriamo di no, però... In bocca al lupo. Grazie. Cosa hai scelto? La traccia B1, la traccia storica sulla bomba nucleare. Quindi ho argomentato su quello, è andata bene. Cosa domani ti aspetta? Matematica. Sei pronta? Ci si prova, perché matematica è sempre un po' più complicato del tema di italiano. In bocca al lupo. Grazie mille. Ho appena terminato la prima prova di italiano, ho deciso di svolgere la traccia A2 di Pirandello. Devo dire che mi sono complessivamente trovato bene sia col tema, che riguardava appunto il progresso tecnologico, sia per quanto riguarda anche il testo che ci è stato proposto, che derivava appunto dai quaderni di Serafino Pubio Operatore. Devo dire che in realtà la prova d'italiano rappresentava sì delle incognite, però mi sentivo più sicuro. Domani, ho detto, svolgerò la prova di greco, che speriamo magari anche l'argomento della traccia. Negli ultimi anni sono usciti soprattutto temi filosofici. Ho scelto la traccia C2 perché parlava, diciamo, di attualità, quindi mi è piaciuta subito come traccia. All'inizio già mi stavo mettendo a piangere, era difficile, e poi mano a mano ho preso la mano e ho scritto quello che mi veniva. Poi domani matematica, il più difficile è l'italiano. Incrociamo le dita e speriamo. Prima prova di maturità, come è andata? Tutto bene, tutto bene. Tracce alcune un po' più difficili, altre un po' più fattibili. Abbiamo scelto quella che secondo noi era la più facile, la più fatta. B1, traccia sulla bomba atomica. Avevo alcune conoscenze, tra l'altro è uscito a settembre il film su Oppenheimer, lui che è stato l'inventore della bomba atomica, e quindi avendo visionato il film siamo riusciti a svolgere la traccia. E domani cosa ti aspetta? Domani matematica, non lo so, non parlo, speriamo bene. Emozionante, ho fatto la traccia C2, quella dove si parlava dei social e del rapporto tra il passato e il presente, appunto con il diario di Anna Frank, e il presente con i social, che ha rivoluzionato appunto la storia della scrittura. Ho parlato degli aspetti positivi dei social, ma anche negativi. E domani cosa ti aspetta? Domani una bella prova tosta di matematica. Sei pronto? Diciamo di sì. È finita la prima prova? Sì, la prima prova. Com'è andata? È andata bene, ho scelto la tipologia B, test argomentativo, sul silenzio, sul riscoprire il silenzio. È stato difficile realizzare questo tema? Sì, è stato difficile, però me la sono cavata. E domani cosa ti aspetta? Domani la prova di greco. Di greco, che torna dopo 5 anni di assenza? Sì. Quindi cosa ti aspetti? Mi aspetto una prova difficile, però ce la caveremo, dai. In bocca al lupo. Grazie. Com'è andata questa prima prova? Bene. Cosa hai scelto? La A1. Che sarebbe? Ungaretti. È stato facile? Sì, non era, cioè, abbastanza facile, dai. E domani cosa ti aspetta? Domani spagnolo. Comprensione e testo. Sei pronta? Sì, dai. In bocca al lupo. Grazie mille. È andata bene. Io speravo in Pirandello e ho fatto Pirandello. E domani? Domani matematica, per addio. Oh, mi aspettavo qualcosa sull'intelligenza artificiale, che era un tema molto attuale, soprattutto in questo periodo. Mi aspettavo qualcosina di più anche sulla guerra. Ma tutto sommato la scelta dei social e perciò un utilizzo improprio di questi, di quest'ultimi, secondo me sono una tematica abbastanza attuale. Domani ce ne sarà la seconda prova di matematica, è quella un po' più tosta, che mette in genere paura a tutti gli studenti, però faremo anche questa e poi ci andremo a girare. Com'è stata? Cosa avete fatto? Tipologia C2. Tipologia C1. A1. Tematica direttamente? Io la guerra, Ungaretti. Com'è stato? Bello. Facile? No. Però alla fine non hai riscontrato difficoltà? No, perché ho studiato. Bene, e domani cosa ti aspetta? Greco. Ah, dopo 5 anni ritorna il greco? Sì. E quindi sei pronta? Un po', si vedrà. E poi?
tecnologica. Le domande in spagnolo. Sei pronta? Sì. Poi due invece? Noi anche l'importanza sulla sull'infezione e domani abbiamo spagnolo. Anche io stessa cosa. Eccola qua, prima prova finita, come è andata, conclusa, come è andata questa prima prova? Andava bene. Cosa hai scelto? Tipologia C2. Che sarebbe? Che parlava sulle maschere che noi ci poniamo di fronte alla società per farci vedere idealizzati e plasmati con... È stato difficile realizzare questo testo? Ma no, pensavo peggio, sinceramente. E domani cosa ti aspetta? Spagnolo. Sei pronta? Sì. In bocca al lupo. Grazie. Com'è andata questa prima prova? Ce l'abbiamo fatta. Cosa hai fatto? C1, l'orgia dell'intersezione. Come? Vita Levi Montalcini. Hai riscontrato qualche difficoltà? No, dai, belle tracce sono uscite quest'anno, devo dire. Sono contenta, avevo un po' di imbarazzo della scelta. Adesso e domani? E domani ci pensiamo domani. Cosa aspetti? Cosa ti aspetta? Sarà tosta, più tosta se vuoi. Qual è la prova? Versione di greco. E allora, questa prima prova com'è andata? Cosa hai scelto? Bene, è andata. Ho scelto la traccia A sul progresso con Pirandello. È stato facile realizzare questo testo? Complicato, però ce l'abbiamo fatta. E domani cosa ti aspetta? Domani seconda prova matematica. Sei pronta? Ci proviamo. Scappare, com'è andata questa prima prova? Malina in realtà, però abbiamo completato, ho fatto la C2, era un tema sul diario, l'evoluzione della scrittura, diciamo l'avvento dei blog, dei social. C'è stato un po' di confusione all'inizio, però a dire la verità poi me la sono sbrigata, è andata... E domani? Domani c'è la seconda prova di matematica per noi, scientifico. Sei pronto? Ci mettiamo a studiare pomeriggio. Come è andata questa prima prova di maturità? Cosa avete scelto? La traccia 2 su Pirandello. È stato facile realizzare? Sì, sì. Sono abbastanza soddisfatto. Speriamo. E domani? Domani. Cosa vi aspetta? Difficile, più difficile. In matematica. Siete pronte? Diciamo. Sì. Ho Ciao, allora com'è andata questa prima prova? È andata bene, è stata un po' estenuante perché le 6 ore si fanno sentire, però ci siamo insomma. Cosa hai scelto? E la tipologia su Ungaretti, quindi ho parlato della guerra. È stato facile realizzare? Vabbè, un po' di confusione magari dovuta alla tensione, pensare a tutto il tempo, però no, la fine ce l'ho fatta. E domani cosa ti aspetta? Quello è un problema, matematica. Incrociamo le dita. Quindi sì, infatti. Ciao, ciao. Grazie. La traccia 1. Su Ungaretti. È stato facile realizzarla? Sì, molto facile. 7 pagine, fa speriamo bene. E domani? Domani come vuole Dio. Domani si vede, cosa abbiamo spagnolo. In bocca al lupo. Grazie. Allora, com'è andata questa prima? Male. Come male? Abbassiamo le aspettative. Benino. Cosa hai scelto? Ho scelto tipologia C, testo di attualità, testo argomentativo e... Mi fa male la testa. Elogio dell'imperfezione. Com'è stato? Facile realizzarlo? No, hai riscontrato difficoltà? No. Mi sta fondendo il cibo. Era nelle tue aspettative questo tipo di... Mi sono piaciute le tracce, quindi... Domani cosa ti aspetta? Domani peggio ancora. Domani versione di greco. Sei pronta? No. Mai pronta. In bocca al lupo. Mai abbastanza pronta. In bocca al lupo. Grazie. Io ho scelto la tipologia 1 di Ungaretti, è stato molto bello perché ho potuto collegarlo con molti autori fatti quest'anno, Montale e molti autori e poeti del Novecento, quindi sono contenta della mia scelta. Anche io ho scelto la tipologia A, però ho preferito Pirandello e sono stata contenta di poter parlare di ciò che volevo, cioè della tecnologia e delle complicazioni sulla vita di tutti i giorni. E domani cosa vi aspetta? Greco. 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 Che ritorna? Ritorna dopo un po' di anni, abbiamo un po' di ansia ovviamente, ma riusciremo anche in questo. In bocca al lupo. Grazie. Com'è andata? Bene, bene. Cosa hai scelto? La tipologia C. Sarebbe? È tipo tema riflessivo. È stato facile?
Non proprio. Però alla fine ce l'hai fatta. Sì, 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 finito prima del... E domani? Domani spagnolo, perché sono del linguistico. Sei pronta? Sì. In bocca al lupo. Grazie. Cosa hai scelto? Parlaci. La Dacia B2, quella là sull'Italia, sulla cultura italiana. Com'è stato? Tutto bene, sì, sì, è andato bene secondo me. E domani cosa ti aspetta? Domani matematica. Sei pronto? Ci proviamo, sì, sì. È andata. Cosa hai fatto? La B3, traccia B3. Era sul silenzio, sul silenzio, e ormai il fatto che comunque il silenzio non è... ha perso valore, nel senso che secondo questa scrittrice, la Matteo Hitt, si dovrebbe ritornare un po' più al silenzio, che è il vero significato del silenzio. E domani che Dio me la mandi buona. Com'è andata questa prima prova? Bene, bene, si spera bene. Ho scelto la tipologia B3, che parlava del silenzio, dell'importanza del silenzio in relazione alla parola. All'inizio un po' di difficoltà, però poi argomentando anche con gli studi che abbiamo fatto, me la sono cavata. E domani cosa ti aspetta? Domani non lo so, noi speriamo in una versione di Plutarco. Quindi greco? Sì, sì. Che dopo 5 anni ritorna. Sì. Sei pronta? Sì, sì, parlateci di questa prima prova, com'è andata? Cosa avete scelto? Traccia C2, selfie, blog, il diario di Anna Frank e la perdita della scrittura del 2008. È stata facile? Fattibile. E tu? Anch'io ho scelto la proposta C2. Sì, è stata impegnativa. Sì. E domani cosa vi aspetta? Di matematica. Siete pronte? In bocca al lupo. Grazie. A posto. Cosa hai scelto? Bene. La tipologia C2 sul diario, il fatto che ormai si è passata dalla forma digitale, non più il diario. È scritto tanto? Sì, cioè 4 colonne. E domani cosa ti aspetta? Domani ci aspetta Greco, una grande prova. Cosa speri che ci sia? Ma io spero un brano di Plutarco o Luciano, che sono lineari. In bocca al lupo. Grazie. Com'è andata? Allora, direi che siamo stati fortunati, possiamo dire. Io ho scelto Pirandello, la A2, e Bevuto sempre. Sono contenta. E domani? Domani la prova di matematica. Sei pronta? Sì. In bocca al lupo. Grazie. Ciao. Io ho scelto la proposta B1, che era sulla guerra fredda, e posso dire di essere riuscito ad esaminarla abbastanza approfonditamente. È stato forse un po' pesante, però tutto sommato, dai, spero sia andata bene. E domani? Domani ci sarà quella di Greco, e là si vedrà bene. Sei pronto? Come è andata questa prima prova? Spaventosa. Perché? Cosa hai scelto? La C2. È stato facile? No. Hai impiegato tante ore? Come? Hai impiegato le prime 4 ore e mezza solo a pensare. Bene. Quindi... Speriamo sia andata bene. E domani? Domani. Cosa ti aspetta? Greco. Per Greco. Sono più sicura per Greco che per italiano, onestamente.